Continua l'affluenza lenta degli elettori ai seggi per il referendum dedicato alle trivellazioni. Dopo una mattina che in tutta Italia ha fatto registrare una percentuale di votanti pari all'8,35% rispetto ai cittadini con diritto di voto, verso metà pomeriggio alle 16:30 la situazione nella provincia di Ravenna variava fra il 13% e il 18%. Dai dati diffusi dal Viminale a metà giornata, curioso notare come la Val d'Aosta fosse allo stesso livello di votanti dell'Emilia-Romagna o come la provincia di Trento superasse quella ravennate, anche se per una questione di pochi decimi. Nell'Emilia-Romagna, invece, col suo 8,20%, Ravenna faceva segnare il primato della provincia con la maggiore astensione dal voto. In Puglia, una delle regioni promotrici del referendum, l'affluenza si assestava intorno al 10,86%, mentre nelle vicine Marche, anche loro sostenitrici del referendum, la percentuale dei votanti superava di poco l'8%. Eppure, riguardando indietro agli ultimi referendum, le possibilità di raggiungere il quorum sono ancora alte. Tutto dipenderà dalla voglia degli italiani di andare a votare al ritorno a casa al termine della gita domenicale. Siamo circa al 14% di affluenza e prevedo che arriveremo a, penso, 18-20% entro le 23 di appunto stasera. Durante la giornata com'è stato l'arrivo delle persone? Si è concentrato intorno alle 12, comunque orario pranzo dopo pranzo, mentre nelle ore della mattina, quella più sulle 7, sulle 8, l'affluenza è stata praticamente pari a zero. Ecco, vi aspettate il grosso degli elettori stasera? Probabilmente verso le 18-19 di rientro dalla gita fuori porta, sicuramente l'affluenza sarà maggiore. Andare a votare oggi perché? Allora, andare a votare. La domanda è andare a votare, cioè io secondo me era un'opportunità neanche da proporre, bisogna andare a votare. Le opportunità sono votare sì o no, punto. Il non andare a votare non era per me, perché credo che c'è gente che ci ha rimesso la vita, la liberazione. Andare a votare è un diritto dovere, specialmente per i giovani, devono sapere che non votare è un brutto segno quando non si potrà votare. Perché è giusto che ognuno dica la sua. Ok. Mi interessa che ognuno possa dire la sua e dopo naturalmente non possono essere tutti d'accordo, quindi però sì, sì, sì. Bisogna partecipare, perché se non partecipi non puoi neanche dopo lamentarti e dire oh però allora, almeno si partecipa e così dicevo almeno io quello che potevo fare l'ho fatto. Ecco, nel frattempo chi è venuto a votare? Giovani, meno giovani? Diciamo che siamo su un'età tra i 50 e i 60 anni, quindi pochi giovani, pochi anziani, è un'età quindi media. Ecco, prima però mi raccontavi di un episodio curioso, una mamma con una figlia che forse non veniva a votare per la prima volta. Sì, diciamo che mi aspettavo più persone alla ricerca di informazioni su cosa votare. In realtà si è trattato di un episodio simpatico, di una mamma che accompagnava la figlia alla prima votazione e mi ha chiesto gentilmente di indicare cosa significava votare sì piuttosto che votare no. Andare a votare oggi perché? Io ho votato sì, ma sarei venuto a votare ugualmente anche se avessi votato no, perché non condivido l'appello del capo del governo o di altre associazioni varie al non voto. È inutile che in questo paese ci lamentiamo che il maggior partito è quello del non voto, se poi quando ci sono le consultazioni elettorali diciamo alle persone di non andare a votare. Non è una scelta facile, ma credo che ognuno di noi avesse gli strumenti di informazione tali per cui decidere informarsi. Io ho votato no, e perché credo che sia troppo tardi per parlare di ambientalismo e di rispetto dell'ambiente, e sono partita dal presupposto che le trivellazioni o comunque determinati lavori hanno portato soprattutto nel nostro territorio ravennate, romagnolo, posti di lavoro e un indotto abbastanza importante. Quindi ho pensato alle famiglie e a tutte quelle persone che avrebbero potuto perdere il lavoro, che possono perdere il lavoro in caso appunto di interruzione delle trivellazioni. Perché venire a votare invece di non venire a votare? Non credo che sia giusto impedire di, o comunque convincere le persone di non andare a votare, credo che sia un diritto che abbiamo acquistato con molto sudore e quindi sono assolutamente a favore di andare a votare anche decidendo di lasciare la scheda bianca.